Con Massimo Serio, neo segretario provinciale del Partito Democratico, a pochi minuti dalla chiusura delle urne di queste primarie del centro-sinistra. Una prima valutazione, quando ancora non conosciamo il risultato, ma sicuramente si può parlare di una ottima affluenza, un bel momento di democrazia vissuta e partecipata, quindi. Sì, io questa volta, diciamo, sono rimasto veramente contento, perché praticamente c'è una grande partecipazione, c'è un grande, come dire, voglia di cambiamento. Naturalmente questo cambiamento, diciamo, lo stiamo toccando con mano, perché la gente ha le idee chiare e la gente vuole, come dire, scegliersi il governo definitivamente del paese. Un momento bellissimo, un momento di grande partecipazione. I dati nazionali mi dicono che praticamente stiamo superando i 3 milioni di partecipanti a queste primarie. Queste primarie vere, diciamo, con 5 candidati che ognuno ha messo dei contenuti suoi. Io mi reputo, diciamo, soddisfatto per il lavoro fatto nella nostra provincia di Ionica. Siamo, diciamo, dovremmo raggiungere a urne chiuse i 20.000, diciamo, voti. Quindi praticamente è un risultato importante. Una volta poi chiuso vedremo, diciamo, qual è la, come dire, la natura del voto che è stato fatto. Quello che posso dire è che c'è una voglia di cambiamento. Questo glielo sottoscrivo, perché in questi momenti, in questi anni, diciamo, dal 93 ad oggi, diciamo, la gente è stanca. Quindi stanca significa chiudere un libro e aprirne un altro, con una vera storia, con un vero cambiamento vero, con un riformismo, diciamo, importante. Questa fa bene, sarà il bene dell'Italia, usciremo definitivamente da questo momento di grande crisi e, diciamo, già i dati che a metà del 2013 i conti dovrebbero pian pianino ritornare a posto. E penso che con un grande governo centro-sinistra riusciremo, diciamo, a metterci alle spalle tutto ciò che è stato fatto in questi anni, che a mio avviso non va condiviso nulla di tutto ciò.